Benvenuti a tutti in SOS Danza Dossier, il nuovo formato di SOS Danza dedicato alla scoperta del mondo del ballo. All'interno di tutte le puntate che andremo a pubblicare scopriremo il complesso mondo della danza, partendo appunto dalle fondamenta, i movimenti di base, fino ad arrivare a come viene percepito all'esterno, il rapporto di coppia e i vari posizionamenti e le posture che possono aiutarci a ballare meglio. Ogni puntata sarà suddivisa in due parti principali. La prima parte dove andremo a estrapolare 3-4 punti chave che ci possono aiutare a comprendere meglio l'argomento della puntata, e la seconda parte dove creeremo appunto 3-4 esercizi per potersi appunto allenare e a comprendere meglio l'argomento della puntata. Quindi vi auguriamo una buona visione e vi invitiamo a condividere il video e a seguire la nostra pagina sia sul nostro profilo Facebook, sul nostro canale YouTube, sempre a nome SOS Danza, e visitare il sito www.sosdanza.com. In questo dossier tratteremo un argomento molto complesso, semplice all'apparenza ma in realtà appunto molto difficile e sfaccettato, ovvero l'imparare a ballare. E scopriremo tutte le cose che un principiante deve stare attento, capiremo appunto il perché ballare è un'attività che può migliorare la persona e aiutare la persona nel proprio percorso personale anche di vita, e vedremo appunto come superare tutti gli ostacoli che si presentano a un principiante quando si appresta ad iniziare a ballare, ovvero quando inizia magari a fare il primo corso e inizia a sperimentare le prime difficoltà che, se non sono superate, se la coppia non è informata nel modo corretto, possono anche portare a un abbandono precoce della pratica del ballo, perché non tutte le persone sanno cosa le aspetta, e se non siamo preparati nel modo giusto molte volte si tende ad interpretare male le situazioni che si vengono a creare e si finisce per scoraggiarsi. Quindi andiamo a vedere subito quali sono gli argomenti principali del dossier. Innanzitutto dobbiamo capire quali sono i motivi che possono spingerci a iniziare la pratica del ballo, almeno all'inizio. Uno di questi, tra i più importanti, è la socializzazione, perché il ballo è un'attività che si fa sia in coppia ma anche poi in gruppo, perché inizialmente si pratica attraverso dei corsi collettivi che hanno il vantaggio di creare dei gruppi di persone dove si crea una sorta di comunità, tutti uniti tutti con le solite difficoltà, tutti con il solito scopo, e questo porta a creare appunto dei gruppi solidi di amicizia che aiutano le persone appunto ad avere più svago, a trovare le situazioni per ritrovarsi tutti assieme e migliorare appunto anche i rapporti sociali. Questo penso sia uno dei vantaggi più grandi che ha la pratica della danza sportiva, almeno inizialmente. È una cosa che si può notare fin da subito. Smuove le persone da casa, le fa alzare dal divano, e quindi è una cosa molto 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 utile, perché permette appunto di creare nuove amicizie, uscire di casa, nuovi impegni e socializzare in modo molto molto facile. Un altro punto importante che si può sperimentare fin da subito nella pratica della danza è lo svago, ovvero che una coppia che lavora tutto il giorno, ha i suoi impegni, le sue problematiche in casa, bollette, tutte le problematiche che una famiglia può avere, quando si reca al corso per un'ora, due ore, che è la durata del corso, riesce a liberare la mente da tutti i pensieri, cioè riesce a svagarsi. E questo è una cosa molto importante, perché appunto con la vita frenetica che abbiamo tutti i giorni, ritagliarsi uno spazio di 2-3 ore a settimana dove si pratica un'attività che ti libera la mente, ti libera dai pensieri, dalle problematiche, aiuta tantissimo anche il corpo ad alleviare le situazioni di stress, sia appunto perché si fa un'attività sportiva, ma anche e soprattutto perché l'impegno che si deve mettere appunto per imparare a ballare aiuta la mente a scaricare tutte le problematiche che si hanno,
che si sono accumulate durante la settimana e durante la giornata, e liberarsi di tutti i problemi per tutta la durata del corso. È una cosa fondamentale per il benessere della persona. Il terzo punto, ma non meno importante, è che ballare è un'attività fisica. Anche se molte persone all'esterno non ne sono a conoscenza e pensano che ballare sia soltanto abbracciare il proprio partner o la propria partner e dondolarsi su una mattonella, e ballare è un'attività invece che si è evoluta negli anni e quindi è molto ma molto è dispendiosa per l'organismo. È una vera e propria attività sportiva a tutto tondo. Coinvolge i muscoli delle gambe, coinvolge i muscoli posturali della schiena, coinvolge i muscoli del torace e delle braccia, e porta anche un allenamento a livello cardiovascolare, perché quando si balla in continuità, oltre allo sforzo appunto di tenuta della posizione, tenuta muscolare o delle gambe per riuscire a spostarsi lungo la pista, si ha anche uno sforzo cardiovascolare, perché appunto i balli si eseguono anche in continuità, quindi i battiti cardiaci salgono e diventa un vero e proprio allenamento, un allenamento che si può fare con la propria partner e che man mano che si progredisce diventa sempre più allenante, perché ovviamente un principiante che inizia non potrà esprimere la stessa dinamicità e la stessa atleticità di una coppia che ha magari un paio d'anni o anche più di esperienza. Quindi inizialmente lo sforzo sarà minore, sarà minimo, e pian piano che si va avanti lo sforzo fisico aumenterà. Aumenterà anche il grado della coppia di tollerarlo, questo sforzo fisico. Quindi è anche un'attività molto scalabile. Anche chi magari non è in forma, iniziando a ballare, riesce piano piano a fare un percorso dove il suo corpo inizierà a allenarsi in modo graduale e progressivo, quindi anche sentendo meno lo sforzo, mentre magari andando a correre si percepisce subito un livello di sforzo molto elevato, ballando invece lo sforzo è molto più graduale, sì, di mese in mese il livello di la capacità della coppia di potersi esprimere a livello fisico aumenta e aumenterà anche lo sforzo, e quindi si percepirà molto meno la fatica a primo impatto. E questa è una cosa che può portare appunto a una vera e propria evoluzione del proprio corpo, cioè a migliorare, a migliorarsi a livello atletico, a migliorarsi a livello proprio anche di aspetto fisico, anche proprio per mantenere il proprio corpo il proprio corpo sano e in forma per un lungo periodo di tempo. Una cosa che viene spesso sottovalutata dei benefici appunto del ballo e dei motivi che possono portare una coppia a intraprendere un percorso di balli di coppia è sicuramente il fatto che appunto i balli di coppia non si ballano in coppia, e quindi per riuscire a ballare fin dall'inizio si è sottoposti a un vero e proprio lavoro in team da parte della coppia, e questo porta appunto a una maggior solidificazione del rapporto, perché nel ballo si creano delle dinamiche che è impossibile creare nella vita di tutti i giorni, e la coppia viene messa alla prova e deve avere la capacità, e se non lo ha all'inizio deve sviluppare anche la capacità di lavorare in coppia, cioè dialogare, ascoltarsi, riuscire a percepire le sensazioni dell'altro, riuscire a dialogare in modo corretto e raggiungere anche degli obiettivi insieme. Quindi è una cosa che unisce in modo indissolubile la coppia, perché si creano prima di tutto, si crea il lavoro di coppia, si crea la soddisfazione di raggiungere degli obiettivi insieme, si superano delle difficoltà insieme, e inoltre il ballare e percepire i corpi che si muovono all'unisono, sentire l'unione dei corpi sulla musica, è una cosa appunto che crea una situazione intorno alla coppia, che la porta a unirla appunto in un modo unico, come nessun altro sport in assoluto può fare. Come primo punto andremo ad analizzare una delle cose più importanti che possono danneggiare una coppia nel tentativo appunto di imparare a ballare. È derivato da un preconcetto che tutte le persone hanno ed è profondamente sbagliato. Infatti che è relativo alla curva dell'apprendimento, ovvero il tempo che una coppia impiega per apprendere determinate nozioni e sperimentare anche delle sensazioni positive e soddisfacenti dal ballo. E spesso le coppie si recano a un corso e hanno
diciamo, hanno l'idea di riuscire a imparare subito tutto velocemente. Questo succede in tutte le cose. Oggi, il mondo di oggi è tutto, tutto facile, tutto alla portata di un click. E quindi si pensa molte volte, come si vede magari un bravo ballerino di una coppia brava ballare, e ci viene l'idea di dice andiamo a ballare anche noi, andiamo a imparare a ballare anche noi, così come può succedere, vedendo, succede tantissime volte anche per esempio osservando dei bravi musicisti, dei bravi chitarristi, si vede suonare un bravo chitarrista, ci piace l'idea di suonare la chitarra, ci piace magari vedendo un ballerino l'idea di ballare bene, e spinti da, appunto dall'idea che da quello che abbiamo visto ci rechiamo a un corso di ballo o oppure a un corso di chitarra. E il problema qual è? Che quando poi ci presentiamo alla prima lezione ci accorgiamo che non è assolutamente facile schitarrare come vedevamo magari il nostro idolo, non è assolutamente facile mettersi in coppia e volteggiare come la coppia brava che avevamo visto, e ci rendiamo conto che appunto quello che riusciamo a fare sono degli accordi strimpellati che sono fastidiosi anche per l'orecchio, oppure che magari ci mettiamo in coppia e ci pestiamo i piedi, ci diamo le ginocchiate, e si perde l'equilibrio, si inciampa e ci rendiamo conto di essere dei pasticcioni. E questa è una cosa che appunto stride molto con l'aspettativa che la coppia si era creata. Cioè le coppie appunto si aspettavano di andare al corso e di riuscire subito a fare quello che vedevano, e invece si accorgano che riescano soltanto a fare danni. E questa è una cosa appunto che tende a scoraggiare, perché le persone sostanzialmente tendono ad essere appagate nel fare soltanto quello che gli riesce bene, quello che li rende utili, quello che li rende apprezzati. E appunto inizialmente nel ballo, oppure anche in qualsiasi altra cosa a cui ci si approccia, non è così, perché all'inizio non siamo capaci di fare niente, non siamo in grado di compicciare niente di buono. Questa è una cosa appunto che stride con l'idea iniziale e porta molte coppie ad abbandonare subito, perché si sentono negati, si sentono, come dire, non all'altezza della situazione. E invece appunto la realtà qual è? È che appunto la curva dell'apprendimento è molto, molto lunga, cioè per riuscire ad avere, a praticare il ballo in modo corretto, riuscire a ballare in coppia, riuscire a muoversi in modo dinamico e bello e piacevole da fare, ci vuole un determinato lasso di tempo. E se si vuole appunto fermamente riuscire a ballare, bisogna aspettare, avere la pazienza di passare tutte le varie fasi, così come se si vuole imparare a suonare la chitarra. Inizialmente bisognerà mettersi a imparare tutti gli accordi, ci vorrà tanto tempo, ci vorrà delle prove, e poi man mano nel corso dei mesi si vedrà che il nostro corpo crea degli automatismi e si riesce a fare tutto in un modo più spontaneo, in un modo più veloce, e quindi poi si inizierà a provare anche la soddisfazione. L'idea di partire ed essere subito bravi è un'idea profondamente sbagliata, e molte persone appunto tendono a desistere quando si approcciano a un'attività, che io in questo caso parliamo del ballo ma si può riferire a tutto, si presentano alla pratica dell'attività che non gli piace realmente l'idea di ballare, gli piace l'idea di ballare bene, e se gli piace l'idea di ballare bene automaticamente cosa succede? Quando si reca al corso e vede che non è in grado di ballare bene, ma deve passare attraverso varie peripezie, si demoralizza e le coppie smettono. Invece, quando ci si reca a un corso, bisogna essere consapevoli che bisogna fare un percorso molto, diciamo, progressivo di consapevolezza, che ci porterà piano piano a imparare le nozioni per muoversi. E arriveremo sicuramente a ballare bene, perché se si ha la giusta pazienza e la giusta consapevolezza di che cos'è imparare a fare imparare a ballare, imparare a fare qualsiasi altra attività, si riuscirà sicuramente ad arrivare in fondo. Però bisogna subito approcciarsi al primo ingresso del corso con la mentalità giusta, ovvero quella di con la pazienza e con la voglia di godersi tutto il percorso, non soltanto il fatto di ballare bene, l'idea di voler stupire tutti ballando subito bene. Il secondo punto che andremo a vedere è relativo proprio a quello che abbiamo detto prima, al fatto che le persone che si recano a un corso inizialmente, giustamente, se praticano, vengono a ballare per divertirsi e per svagarsi, non riescono a capire il fatto di dover seguire delle regole precise. Per ballare inizialmente
soprattutto all'inizio, bisogna, prima di padroneggiare le direzioni, tutti i movimenti, bisogna avere delle regole precise, seguire proprio un diktat molto fermo, molto rigoroso. E all'inizio le persone vengono un po' stranite da questo discorso, perché dicono: io mi vengo vengo a ballare per divertirmi, per svagarmi, e devo pensare a mille cose. E fondamentalmente però si deve capire che innanzitutto prima di poter padroneggiare bisogna crearle queste regole, bisogna far sì che il corpo le assimili. Una volta assimilate, ovviamente non bisogna pensarle tutte assieme, il corpo creerà degli automatismi e non avrà più bisogno di pensare a mille cose assieme. Inizialmente è richiesto questo sforzo, ma lo svago e il divertimento passa anche necessariamente attraverso questo tasto. Perché? Perché se io devo seguire delle regole precise all'inizio per riuscire a iniziare a muovermi nel modo corretto, ho bisogno di un'attenzione consapevole, di un focus molto rigoroso, quella che viene chiamata anche dagli studiosi un'attenzione consapevole. E quando noi pratichiamo questo tipo di attenzione, il nostro cervello si isola da tutto quello che è all'esterno. E quindi automaticamente, indirettamente, se una persona ha la pazienza di provare, scoprirà che lo svago passa anche attraverso da questa concentrazione. Perché? Perché concentrandosi riuscirà a liberare la mente da tutto quello che ha fatto durante la giornata e da tutti i problemi. Quindi alla fine della lezione, questa attenzione consapevole, che inizialmente ha bisogno di un minimo di sforzo, porterà il corpo a rilassarsi, a liberarsi da tutti i problemi. Quindi si finirà la lezione e ci si sentirà molto liberi, molto rilassati e spensierati, proprio grazie a questa attenzione consapevole che ci ha permesso di isolarci dal resto del mondo. Questo succede molto, molto spesso, anche delle volte quando leggiamo dei libri, quando guardiamo un film. Se il nostro cervello riesce ad attivare questo tipo di attenzione, magari ci accorgiamo che suona il telefono, qualcuno magari nella stanza accanto ci parla e noi non riusciamo nemmeno a sentirlo. Perché? Perché proprio questo tipo di attenzione riesce ad isolarci dal mondo e ci porta in un'altra dimensione, liberandoci da tutti i problemi. Quindi inizialmente il fatto di dover praticare uno sforzo a livello di attenzione può sembrare una cosa negativa. In realtà poi si sperimenta proprio che è proprio questo tasto che ci permette di sviluppare tutti quei benefici che abbiamo detto, appunto, del ballo, che ci permette di svagarsi e di liberarci la testa da tutte le problematiche. Senza l'attenzione non sarebbe possibile questa cosa qua. Il terzo punto che dobbiamo andare necessariamente a vedere, che è un'altra cosa molto importante da far capire alle persone quando vogliono iniziare a ballare, è l'accettazione dell'errore. Ci sono molte persone che magari sono abituate al loro lavoro, alla loro attività, che padroneggiano in modo perfetto e vorrebbero subito iniziare a ballare e avere la stessa padronanza che hanno nelle attività che svolgono da una vita nel ballo. E quindi quando iniziano a sbagliare, quando iniziano a vedere che quando si muove si inciampa, ci si dimentica la direzione, ci si dimentica la figura, il nostro cervello sembra come si può dire ubriacato da tutte queste informazioni, ci si finisce per pestare, ginocchiate, e non si riesce ad andare, e le prime lezioni appunto si tende a innervosirsi. Perché? Perché non si accetta l'errore. Una cosa appunto che il principiante, ma poi anche chi pratica ballo da più tempo deve avere ben chiaro questo concetto, è che accettare l'errore è una cosa fondamentale, perché il ballo, appunto, essendo un'attività molto complessa, è un'attività anche da fare in coppia, passa attraverso l'errore. Cioè se non si sbaglia, non si riesce a capire, se non sbagliamo e non si riesce a capire appunto il perché si sbaglia, non si riesce a progredire. Quindi l'errore non è un sintomo di fallimento, del senso che uno è negato. L'errore è una cosa necessaria, perché l'errore vi fa capire dove è la difficoltà e vi fa capire come si deve muovere il corpo per poter rimediare all'errore. Ed è normale che anche quando voi l'avete capito in modo chiaro, perché il maestro ve l'ha spiegato e a livello, diciamo, di testa lo avete capito, è normale che continuerete anche a sbagliare per magari un periodo di tempo abbastanza lungo, che può durare anche svariate settimane. Perché?
Perché una cosa, per farla passare dal livello mentale al corpo, impiega un lasso di tempo che può variare da qualche giorno a qualche settimana o anche qualche mese. Quindi è normale che inizialmente si sperimentano svariati errori. E l'errore deve essere preso nel modo giusto, ovvero non come un fallimento, ma come un segnale, come un input che vi dice che dovete cambiare qualcosa nel movimento del vostro corpo. Stessa cosa appunto vale con l'approccio anche a altre cose. Per esempio, se si usa il computer, un adulto usa il computer, prova a fare magari un'operazione, il computer gli dice errore e l'adulto subito si arrabbia perché vede il messaggio d'errore nel computer come un messaggio di fallimento. Mentre se mettete un ragazzino che davanti a un computer a fare anche una cosa che non ha mai fatto, cosa fa subito? Inizia a smanettare, al segnale d'errore riprova, al segnale d'errore riprova e sperimenta tante soluzioni che alla fine riescano a sbloccare la situazione, trova il verso per farlo. È una differenza di approccio proprio. E l'errore non è sei inadatto a farlo, sei un fallito, ma l'errore è prova in un altro modo. Quindi automaticamente avere la consapevolezza di cosa significa l'errore porta la coppia a praticare il ballo in modo molto più sereno. L'ultimo punto che andremo a trattare oggi nel nostro dossier è relativo al rapporto tra la discussione e il dialogo che si deve instaurare tra i membri della coppia e anche tra i membri della coppia e il maestro. Saper dialogare nel modo corretto è fondamentale perché se non si riesce a dialogare nel modo corretto, subito si creano gli attriti nella coppia, perché se al primo pestone che si riceve si inizia subito a scaricarsi la colpa l'un con l'altro, si crea subito tensione e appena le persone si pestano, infatti molte volte succede che si partono, iniziano a muovere i primi passi e durante magari l'esecuzione di una figura si va in contrasto nel movimento delle gambe e ci si pesta. Se un membro della coppia attacca subito l'altro dicendo hai sbagliato, iniziando ad inveire, si crea un meccanismo che blocca l'altro membro della coppia e l'errore invece di essere una cosa, diciamo, sporadica, inizia a ripetersi. E infatti molte volte quando una coppia si ferma e cerca di ripetere, presa dalla smania di voler ballare, dal fatto di non volersi fermare, l'uomo inizia a cercare di dare delle gambate per cercare di smuovere la ballerina. Quando l'uomo mette pressione in questo modo alla partner, la partner è proprio il momento in cui non ci capisce più niente e inizia a non inciampare ancora di più. Perché? Perché appunto per riuscire a ballare nel modo corretto bisogna dialogare, bisogna saper dialogare nel modo corretto. Chi ha calma, chi riesce con la calma a capire come fare per dare le informazioni al partner nel modo corretto con il corpo e verbalmente, riuscirà ad apprendere molto più velocemente. Se invece si cerca di risolvere tutti i problemi aggredendo verbalmente o aggredendo a livello fisico, tirando, si creerà dei problemi perché? Perché quando si inizia a spingere, a tirare e a dare, diciamo, delle botte tramite le gambe per cercare di guidare il partner, si crea confusione all'interno della coppia. E il partner capisce ancora meno cosa fare, perché appunto le informazioni vengono date in un modo, diciamo, molto grezzo e sbagliato. Capire invece come dialogare a livello corporeo tramite le azioni e anche a livello verbale, cioè nel modo in cui dire le cose al proprio partner, è fondamentale per mantenere il livello di tensione nella coppia molto basso. Tenere il livello di tensione nella coppia molto basso cosa permette? Permette di avere molta più lucidità mentale, perché quando tutti e due i membri della coppia sono tranquilli, il loro livello di attenzione è molto alto. Invece, quando si inizia a discutere, quando ci si inizia a innervosire, le informazioni che arrivano al nostro cervello sono molteplici, il nervosismo fa aumentare ancora di più la tensione e si capisce sempre meno di quello che bisogna fare. E anche se sappiamo le cose che dobbiamo fare, si finirà per sbagliare. Quindi, saper dialogare nel modo corretto è una cosa fondamentale. E imparare il modo con cui dirsi le cose, il momento in cui dirsi le cose, è tutto fondamentale per riuscire a mantenere, diciamo, il giusto focus per poter ballare bene. Inoltre, il dialogo è fondamentale anche con il maestro, perché appunto riuscire ad ascoltare nel modo corretto il maestro, avere la giusta pazienza e porre le giuste domande, avere la giusta curiosità
nei confronti di quello che dice il maestro è fondamentale per imparare più velocemente. Perché? Perché se ascoltiamo il maestro in modo passivo, non ci poniamo mai domande e non abbiamo la giusta, diciamo, attitudine a quello che dice il maestro, riusciremo a capire molte meno informazioni. Invece, quando il maestro dice una cosa, dobbiamo sempre farci delle domande, dobbiamo sempre fargli le giuste domande per cercare di capire il perché una cosa vada fatta. E stabilendo appunto questo tipo di meccanica con il maestro, si riuscirà prima di tutto ad avere più informazioni, ad avere le cose più chiare e in più sarà anche uno stimolo per il maestro, perché vedere una coppia che si interessa, vedere una coppia che partecipa in modo attivo a quello che gli viene detto, stimola il maestro a creare un modo più sfaccettato di dire le cose, per esempio. Perché? Perché se una coppia esprime tramite delle domande il suo modo di vedere, il maestro avrà più chiaro quello che percepisce la coppia di quello che viene insegnato e quindi potrà adattare il suo insegnamento in modo migliore, mentre se una coppia sta sempre zitta non si riesce a capire come sta elaborando il concetto, quindi diventa anche più difficile spiegargli le cose nel modo corretto. Quindi è fondamentale capire che il rapporto tra insegnante e allievo non è un rapporto soltanto a senso unico, che l'insegnante deve dare delle cose, ma è un rapporto molto in relazione molto stretta, perché appunto l'insegnante insegna delle cose, ma è proprio anche tramite la reazione dell'allievo che l'insegnante capisce e può perfezionare il modo in cui dice le cose per una determinata coppia, perché appunto ogni persona ha un modo personale di apprendere, di comprendere le cose e il maestro deve appunto capirlo per personalizzare il modo di insegnare alla singola coppia. L'insegnamento non deve essere affatto una cosa standardizzata per tutti. Questo dialogo appunto aiuta a creare questo diciamo, dialogo fra insegnante e allievo in modo più personalizzato possibile, più cucito su misura possibile.